L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Italia ci sono circa 20 milioni di persone in sovrappeso e quasi 4 milioni di obesi, tutte persone che dopo una dieta drastica o dopo un intervento di chirurgia anti-obesità possono ritrovarsi, contrariamente alle aspettative, con una forma fisica tutt'altro che invidiabile: pelle cadente, rischio di dolorose irritazioni epidermiche, mancanza di tonicità particolarmente evidente sulle braccia, costringono chi ne soffre a coprirsi e a nascondersi. La brachioplastica o plastica delle braccia rappresenta oggi il 4% degli interventi di rimodellamento del corpo e per alcuni, soprattutto donne, è l'unica via per tornare a stare bene con se stesse e con gli altri. Come sappiamo, come abbiamo purtroppo più volte detto, nel nostro paese il problema del sovrappeso, il problema dell'obesità sono veramente importanti, purtroppo non soltanto negli adulti. Però i dimagrimenti repentini, i dimagrimenti veloci, a volte sono inopportuni, ci possono procurare altri problemi. Vediamo per esempio quali. Arrossamento, prurito, abrasioni. Ospitiamo questa mattina il dottor Domenico Ritano, chirurgo plastico e docente di chirurgia estetica presso il Master di Medicina Estetica dell'Università Tor Vergata di Roma. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno Sonia, buongiorno a voi. Con lei, professore, tratteremo un argomento caro a molte donne, vale a dire come eliminare la pelle in eccesso dalle braccia quando ci sono questi dimagrimenti repentini, soprattutto le braccia ne risentono. La parte interna, sì, oggi si può intervenire. Sì, assolutamente. Parliamo naturalmente proprio del braccio e non dell'avambraccio, cioè la parte più vicina al cavo ascellare. La zona che viene diciamo considerata di rilassamento cutaneo nel momento in cui c'è un forte dimagrimento è quella più soggetta alla gravità, come il seno. Vediamolo insieme, io ho una grafica proprio così, la vediamo dottor Ritano insieme, perfetto, a lei. Ecco, guardiamo questo manichino dove praticamente sono interessati i punti più soggetti a gravità, abbiamo la zona appunto delle braccia, il seno, l'addome e l'interno delle cosce, cioè sono le zone che soggette dove il grasso è presente e nel momento in cui avviene un forte dimagrimento si riduce, per cui il contenente che è la pelle che avvolgeva questo grasso si svuota e diventa pendulo, quindi un discorso estetico, quindi trovarsi un braccio che è vestito sotto una guaina rimane magro, ma nel momento in cui ci si espone per esempio in estate con un bikini si vede assolutamente questo rilassamento, questo svuotamento dei tessuti con spesso delle strie, delle smagliature che dimostrano che c'era stato prima un riempimento molto più importante e che lo svuotamento ha determinato questa forma di strie brutte che vanno in qualche modo rimosse. Allora, io ho aperto dicendo se sempre è vanità o spesso è necessità. Sappiamo che alcuni anestesismi rappresentano per le persone insomma dei problemi importanti da risolvere dal punto di vista dell'interazione sociale, dal punto di vista emotivo e psicologico. Sentiamo questa che è la prima domanda in pillole. Secondo l'Istat, in Italia una persona su tre è in sovrappeso, mentre una su dieci può dirsi ormai obesa. Diete drastiche e chirurgia aiutano a perdere i chili di troppo, ma lasciano la pelle, in particolare quella delle braccia, svuotata e senza tono. La corsa alla conquista della forma perduta può rischiare di essere solo un'illusione? Non è un'illusione, no. Diciamo che la chirurgia del post dimagrimento o forzato, nel senso che avviene dopo degli interventi, ecco per esempio siamo in grafica, vediamo come viene eseguito questo intervento, praticamente ci sono due tipi di incisioni che si uniscono al centro, viene col bisturi seguita il disegno originario che dimostra la pelle viene tolta, nel caso del dimagrimento abbiamo un eccesso più di pelle che di grasso perché il grasso è stato svuotato o con la dieta o con interventi chirurgici che hanno portato alla riduzione proprio dell'ampiezza dell'intestino e quindi dell'assorbimento. Eliminato tutta la parte di pelle in eccesso rimane una cicatrice che va nel cavo ascellare e poi si ripropone lungo l'asse del braccio. Ho capito. Dunque, la domanda di interventi di chirurgia estetica o plastica, insomma, aumenta di circa il 10% ogni anno, eppure un terzo delle persone che si sono sottoposte a questo tipo di interventi si ritiene insoddisfatta. Sentiamo perché, seconda domanda in pillole.
Cresce il numero dei delusi da bisturi. Da alcuni dati resi noti dall'Università La Sapienza di Roma, la cosiddetta chirurgia di ritorno, che annulla gli effetti delle operazioni precedenti, oggi rappresenta il 25% degli interventi effettuati. Si tratta di un dato nella norma o della conferma che il bisturi facile non è mai la pratica migliore? Certo. Il bisturi facile non è mai, dice giustamente la scheda, la pratica migliore. Diciamo che la chirurgia di ritorno è una cosa molto complessa, perché non è vero che è così semplice ritornare per caso sui propri passi dopo aver fatto un intervento chirurgico, perché ci sono delle cicatrici, delle aderenze, quindi non è possibile ritornare. Il ritorno era considerato come un reintervento, un secondo intervento, addirittura alcune volte si arriva a interventi terziari per rimettere a posto un primo intervento non proprio venuto bene. La cosa importante è l'indicazione, cioè quando noi diamo un'indicazione perfetta durante la visita, sicuramente il risultato è un risultato ottimale. La cosa che può cambiare è naturalmente l'aspettativa tra il 100% e l'80% del paziente, perché il paziente spera 80-20 principio di Pareto, esatto, se lo conosce, esatto. Quindi uno pensa, dice, in quel modo io riesco a ottenere il 100%, questo non è possibile. La cosa importante è non cedere assolutamente alle voglie di alcuni pazienti di sottoporsi a immediati interventi quando il medico lo sconsiglia la prima volta, certo, la seconda e la terza. Abbiamo un problema, tante volte ho sentito colleghi dire giustamente, ma se non la operavo io andava da un altro. E vabbè. E quindi la però coscienza, esatto, allora la coscienza ci vuole ancora più forza a dire no. Assolutamente. Un altro dato allarmante è che spesso a rivolgersi per la prima volta al chirurgo estetico sono ragazzine intorno ai 15 anni. Terza domanda in pillole. Secondo gli ultimi dati dell'Eurispes, in Italia su 5 clienti femminili del chirurgo plastico, una è adolescente e spesso l'intervento chirurgico rappresenta una forma di regalo da parte dei genitori. C'è il rischio che la chirurgia estetica sia valutata troppo frettolosamente dai pazienti? E a quali responsabilità etiche può e deve far riferimento il chirurgo in questi casi? E torniamo a parlare di etica, caro professore. È una cosa che mi piace molto. Bene. Io devo dire che ho fatto un periodo dei miei studi all'estero, in Brasile, tanti anni fa, e lì il 15 anni era la data più importante, come sono i nostri 18 qui, e lì già vedevo interventi che venivano effettuati come regalo per la festa dei 15 anni, ma non solo, l'usanza a quei tempi era del seno piccolo, quindi c'erano delle riduzioni importanti con delle cicatrici anche importanti, quindi c'era proprio un'alterazione anche del futuro delle persone, ma c'avevano questa voglia di avere il seno piccolo e quindi sottoponevano a questi interventi. Io anche qui consiglio assolutamente, se non sono dei ritocchi che possono dare un miglioramento dell'autostima, dell'ego, però che non possono inficiare e dare grossi problemi ed interventi importanti, io aspetterei quando c'è un po' più di maturità. 15 anni, insomma, mi sembra veramente un pochino prematura come decidere. Questa è un'esperienza in una terra dove 15 anni erano la maggiorità. Ancora peggio. Allora, vero o falso?